Allegra e Buenos Aires, è veramente un gran piacere che vi posso dare un cordial benvenuto. Ein herzliches Willkommen, sehr symbolisch herzlich willkommen. Wir sind nämlich eigentlich allora, mitten im Herzen. Benvenuti a tutti qui nel cuore del centro del gruppo BMW, nel BMW Group Brand Experience Center. Ecco dove ci troviamo. Questo è lo studio qui in questo centro e qui ci troviamo noi e nelle prossime circa un'ora e mezza vi accompagneremo da questo studio. E adesso buon viaggio. Sentirete parlare della BMW, della Mini e delle moto BMW, non solo delle tecnologie più nuove e dei modelli più nuovi, ma abbiamo anche un grande programma che abbiamo preparato per voi. Per esempio, un challenge, una sfida per iniziare con la velocista Muchinga Kamungi, che gareggia contro una Mini. O per esempio Melanie Fremont, la mia collega, che accompagna vari clienti su un percorso attraverso la Svizzera. O per esempio con Luca Henny. E poi abbiamo Tom Lutti, un pilota da corsa con la sua moto, insieme al pilota Jens Klingmann, che lo accompagnerà, anche lui un pilota. E loro due percorreranno questo percorso insieme. E non è tutto. C'è un talk, una conversazione di esperti tra esperti che parleranno delle nuove tecnologie della BMW, e poi c'è una sfida sulla pista da corsa Oerlikon, e poi anche Luca Henny è sul palcoscenico che canterà una canzone per noi tutti. Quindi questo è un grande programma che è stato creato, organizzato dalla BMW, BMW Moto e BMW Mini, una delle organizzatrici. Eccola qua, diamo a lei il benvenuto, Stephanie Bosche. Bonsoir, che bello! Buonasera, buona serata, che bello! Che bella occasione qui a vederci oggi. Perché siamo qui in questo centro, nel Brand Experience Center? Come sapete, l'ultimo anno, l'anno scorso è stata disdetta l'autosalone dell'automobile a Ginevra e quest'anno non è stato neanche possibile, e quindi abbiamo pensato di fare questo show streaming e qui a Diesdorf. Quindi insieme avete organizzato questo show. Ovviamente quest'anno non c'è il contatto diretto con i clienti, ma secondo te ci sarà lo stesso tutto che soddisferà tutte le aspettative dei clienti? Ma sicuramente potete vedere qua delle
dei video interessanti, potete anche porci delle domande e potete anche registrarvi direttamente presso i concessionari per poter parlare direttamente con la concessionaria. Ma è stata una grande sfida, no? Organizzare tutto ciò, questo programma e questo show. Vuoi dire, la domanda è se c'erano problemi? Sì, certo, era una sfida. La mini challenge, questo era un problema, una grande sfida, perché volevamo far incontrare e portare assieme tutti lì sul luogo. Purtroppo a causa del Covid non era possibile, ma nonostante tutto abbiamo cercato di organizzarlo in un modo e l'altro. Adesso andiamo in diretta, colleghiamoci in diretta con la pista da corsa lì con la nostra collega Lynn Grütter. Benvenuti da parte mia, qui ora avrà luogo questa sfida tra la mini John Cooper con 184 cavalli e la mini John Cooper GP con 306 cavalli. Questi due ragazzi qua percorreranno questo percorso e faranno questa gara insieme di questi 83,5 metri, e poi vedremo chi arriverà prima. Philip Eppley, che è un autogiornalista, e Jutti, che è un pilota. Tutti tu guiderai il mini John Cooper GP. Secondo te perché vincerai tu la gara? Beh, secondo me mi sta molto bene questa macchina e la porto proprio nel cuore, mi sta nel sangue. Philip, tu quale vantaggi ha la mini elettrica? Ma può accelerare da 0 alla massima velocità, da 0 a 100, e quindi è molto potente anche questa. E secondo me io vincerò. Adesso vedremo chi vincerà allora su questa pista di 83,5 metri. Quale mini vincerà? Quale mini arriverà per prima? E voi potete votare, e se voi vincete potete guidare per 6 mesi questo bella mini Cooper in questo colore nuovo Sesti Yellow. Quindi ne vale la pena partecipare e votare. Quindi chiedo a te, è difficile per fare questo percorso e questa curva parabolica? Ma sarà difficile, ma secondo me io ci riuscirò bene, perché so come affrontarla. E tu hai un trucco come affrontare questa curva parabolica? Non troppo veloce, non troppo lento? Beh, non so, troppo veloce non va bene, ma troppo lentamente neanche. Quindi uno si deve avvicinare con la velocità giusta. Ma io sono sicura che voi due sicuramente ci riuscirete benissimo. Allora, vedremo chi vincerà. La mini sta o caratterizza la individualità, è uno statement che noi celebriamo insieme. Noi crediamo che questo è importantissimo. Adesso vediamo un po' il filmato della mini. Disappointment.
Molto bello questo filmato, bellissimo, emozionante. Adesso a Timothy Barter, direttore del team svizzero della Mini, Timothy Bardo. Benvenuto, benvenuto anche da parte mia. Che bella questa pista, no? È questa sfida. Secondo te chi vincerà? Beh, io ancora non saprei, direi che è una sorpresa. La Mini GP è la più forte, la più potente, con 306 cavalli, e poi la nostra Mini nuova con 184 cavalli, questa è la Mini elettrica più nuova, ma sono tutte e due delle macchine forti e potenti. Adesso direi, vediamo un po' chi vincerà. Ci sono tre cose che caratterizzano la Mini. Mini non è solo un mezzo di trasporto, Mini è uno statement. Chi guida una Mini ha un certo atteggiamento, ottimismo, caratterizza l'ottimismo, la gioia di vivere, e poi quel feeling di go-kart. E qui parliamo un po' della storia delle auto, di questa macchina. La Mini è stata creata negli anni 50 e il creatore della Mini voleva creare una macchina più piccola, ma che ha tutte le caratteristiche possibili in questo spazio più ristretto, e quindi ha questo aspetto, questo feeling di un go-kart. Per esempio, se uno si muove in città, noi conosciamo bene la Mini, no? Io con la mia famiglia, se mi muovo in città, loro riconoscono subito in città, nel traffico, la Mini, perché è così caratteristica. Cos'è la cosa più caratteristica di questa Mini? La forma, la linea, la griglia, la parte posteriore, anteriore, il tetto, i finestrini, tutti questi dettagli che caratterizzano la Mini e che rendono la Mini così particolare. Grazie a te. E voi dovete veramente partecipare a questo gioco a premi, perché potete vincere e potete poi, se vincete, guidare per 6 mesi questa bella Mini Cooper in questo nuovo colore giallastro. Allora, adesso passo di nuovo la parola alla mia collega. Bene, ma loro sulla pista non sono gli unici a muoversi. Noi facciamo un roadshow attraverso tutta la Svizzera. Allora, ci muoveremo con 4 ruote, con 2 ruote, con varie tecnologie, pienamente elettrico, un'auto con tecnologia ibrida e una con trazione convenzionale. Allora, partiamo da Locarno, da Locarno fino a Lucerna, e poi arriviamo a Dilsdorf. Fremont, la mia collega, quindi accompagna i nostri autisti su questo percorso. Vediamo un po' come si muovono. Bonjour à tous et bienvenue dans un lieu paradisiaque, vous le voyez autour de moi. On a le lac, on a les montagnes, on a du soleil, que demander de mieux? Bienvenue à Locarno. Et en plus, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi un invité de marque. Il est juste à côté de moi. C'est par ici que ça se passe. Bonjour Stéphane Peter Hansel. Bonjour. 14 fois vainqueur du Dakar. Voilà, ça calme tout de suite, ça pose un homme. Hein. Ouais, c'est presque toute une vie passée à faire cette course-là en fait. Et ouais. Comment on le vit de se dire j'ai 14 fois remporté le Dakar? Bon, en fait, à chaque fois qu'on gagne un Dakar, tout est remis en question. Il faut recommencer à zéro, il faut à nouveau s'entraîner, il faut à nouveau développer une voiture la meilleure possible pour gagner le Dakar. Donc non, moi je regarde pas tellement derrière, je regarde plutôt devant ce qu'il y a à faire. C'est le propre des sportifs ça. Hein, ouais, on se repose pas sur son palmarès, sur ses acquis, donc on a plutôt envie d'avancer encore.
Mais c'est super intéressant parce que j'étais toujours passionné de sport mécanique. Ça vient de mon père qui était pilote de rallye, amateur, mais qui aimait ça. Et en fait, j'ai vécu une vie de rêve en commençant par la moto puis par la voiture par la suite. Donc, c'est un mélange de métier et de passion. On l'a dit, tu as remporté 14 fois la course, 6 fois en moto, 8 fois en auto et plusieurs fois sur Mini, bien évidemment. Avec quel véhicule ? Alors, en 2012-2013, j'ai gagné avec la Mini John Cooper Works, mais c'était une voiture 4 roues motrices, un 4x4. Et puis, depuis 2 ans, en fait, avec Mini, on a changé. On roule avec toujours une John Cooper Works, mais buggy. Okay. Ça veut dire 2 roues motrices, une voiture qui est un peu plus haute sur ses pattes, un peu comme une sauterelle, vraiment une voiture qui décolle. Qui décolle. Et quelle relation est-ce qu'on développe alors avec son auto ? C'est plus juste une carcasse, j'imagine qu'il y a quelque chose de fort. C'est pas comme si on fait de l'équitation avec un animal quand même, Il ne faut pas faire le même rapprochement, mais on passe beaucoup de temps à développer la voiture, c'est un peu notre office, notre bureau en fait. Et après, quand on gagne on gagne à Dakar, forcément, c'est l'objet, on sait que c'est l'objet qui nous a apporté la victoire, donc on a un certain attachement. Mais d'un autre côté, chaque voiture est à chaque fois reconstruite, renouvelée, et donc on s'y perd un petit peu, on ne sait plus quel numéro de voiture on a, si c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 15. Donc c'est un peu compliqué à suivre quand même. Alors ce que je te propose Stéphane, parce que c'est très bien de parler de ces voitures, de la course, mais nous on a envie de te voir en action. Ouais. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder Stéphane Peter Hansel au Dakar. C'est parti. This is completely incredible. When we started, like all the competitors, for sure we dream about the victories. Since the second day we were leader, we tried to do day by day the best job as possible. I was really surprised about the capacity of Edouard because he is really good on the car for the navigation, but also really quiet. He managed everything, he do a lot of things at the same time. And for his first time, it's really incredible the job that he did. I don't know. Normally it's not possible. In one life, with only one people, normally it's not possible. But we did it. I did it. Et après le désert, retour ici au bord du lac. Waouh, c'est quand même impressionnant de voir ces images. Est-ce qu'il y a une course qui pour toi est plus marquante que les autres ? Ouais, alors plein de souvenirs sur 33 Dakar que j'ai fait au total. Il y a plein de souvenirs. Il y a les émotions des victoires, forcément. Là, par exemple, la première victoire en moto, c'était en 91. Ça a été probablement un des plus beaux souvenirs. Mais après, il y a plein d'images et d'émotions de découverte des paysages. Notamment un rallye que j'avais adoré, c'était un rallye où on est parti de Paris, on a été jusqu'en Afrique du Sud, à la ville de Cape Town. Ouais, donc beau. On avait traversé l'Afrique du Nord au Sud, ça c'était magnifique. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est la découverte du monde à travers la compétition. Alors regarde la voiture qu'on a juste derrière nous, une Mini électrique. Je suis la copilote de Stéphane Peter Hansel. J'espère que je ne serai pas trop décoiffée, mais je te fais confiance. Ça marche. Alors Stéphane, première étape, on part en direction d'un col de montagne. Si je te dis le Gothard, ça te parle ? Oui, ça me parle. C'est forcément des jolies routes, un joli accès. C'est ça. Et découverte donc d'une nouvelle voiture. Exactement, donc je crois que tu m'as dit que c'est la première fois que tu t'assieds dans une Mini électrique. Ouais. Comment tu la trouves ? Alors la première chose qui surprend en fait, c'est au moment où on met le doigt sur le démarreur, il n'y a aucun bruit. Ouais. Il y a juste tous les écrans qui s'allument, mais il n'y a plus de bruit de moteur, donc ça c'est la première grosse différence. Ici à
à Göschenen. On va entamer la montée jusqu'à Andermatt. Et cette montée, elle s'appelle les Gorges du Diable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ça va surtout vouloir dire que Stéphane, c'est toi qui vas t'attaquer aux Gorges du Diable. Ça met la pression. Il y a des virages. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ce que tu ressens par rapport à la conduite avec cette mini électrique. Comment tu la ressens là sur la route ? Ben là, dès les premiers virages, en fait, je m'aperçois qu'on ralentit la voiture, donc on cède du frein moteur qui recharge. Mais après, à la sortie, en fait, on sent que le moteur est quand même relativement nerveux. Hein. Le moteur électrique nous sort facilement du virage. En fait, on sent la voiture comme si elle était légère parce que le moteur est puissant, en fait. Et c'est plutôt, plutôt une bonne reprise, agréable. Et là, quand on rentre dans un virage, on sent le châssis de la Mini, c'est-à-dire quelque chose de très précis, rigide. On sent que ça colle à la route, quoi, je trouve. Donc, on laisse notre Mini électrique en Valais, ouais. Puisqu'on est arrivé en Valais. On est passé par la Fourca, exactement, c'est le Haut Valais. Et là, c'est notre nouveau véhicule. Et celle-là, c'est la X5 plug-in hybride. D'accord. Je ne sais pas si tu la connais. J'ai entendu parler de ce modèle, mais je n'ai jamais roulé avec, ça c'est sûr. Par contre, le X5, je connais assez bien, puisque je roule tous les jours avec. Et je sais que c'est super confortable, spacieux, et on peut faire des kilomètres jusqu'au bout de la nuit. Alors parti. On va se faire plaisir, on va tester. Allez. Super. Alors c'est parti, on prend la route. Prochaine étape. Pour une voiture de série, on sait que la fiabilité, aujourd'hui les voitures sont très très fiables, surtout les marques allemandes, BMW, c'est probablement une des marques les plus résistantes. Mais à quel point pour toi c'est important que justement quand tu vas pour ce service, tu aies une équipe qui soit là, qui soit présente, qui s'occupe de toi, que tu te sentes accueilli, quoi. C'est hyper important d'avoir un accueil dans une concession. Il faut avoir un accueil chaleureux. Bon, c'est le cas chez BMW, chez Mini. Et puis aussi, il faut avoir un service rapide. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos pneus sont usés avant de partir en vacances. On a envie de les faire changer très rapidement. Donc, on n'a pas envie d'attendre. Voilà, on n'a pas envie d'attendre. Et ça, il faut avoir un service rapide comme tous les concessionnaires Mini et BM ont forcément. Ce qu'on aimerait bien voir aussi, et ce qu'on va tester d'ailleurs d'ici peu, c'est ce qu'on appelle le off-road. Ouais, faire un peu ouais, de tout terrain, c'est mon domaine. Hein. Donc c'est vraiment un bon système qui permet de faire du tout terrain, tout simplement, de faire aussi un petit peu de franchissement. Et voilà, c'est pas un 4x4 de compétition, c'est un 4x4 de vie. C'est ici que nos chemins vont se séparer, mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as pris du plaisir. Ouais, on s'est bien amusé, on avait des chouettes voitures, que demander de mieux, hein. Ouais, un bel environnement, beau décor, là. Deux voitures différentes, mm-hmm. Mais très sympa, très attachante. C'était parfait, merci beaucoup. Je te fais pas la bise, mais le cœur y est, je fais okay. Comme ça. Je te dis à bientôt, ouais. Je te souhaite tout bon pour la suite. Bonne continuation. Et du coup, moi je vais passer de 4 roues à 2 roues. Je vais légèrement changer d'équipement, mais ça c'est pour plus tard. À bientôt. Bonne idée. Allez, ciao, ciao. Ja, und ich möchte jetzt ganz allora, adesso vorrei parlare di design, la parola chiave. Abbiamo il BMW i pienamente elettrico, modello elettrico, è il nuovo sul mercato, l'i4 e la rivoluzione iX, la tecnologia flagship, quindi una grande novità di BMW. Come è stato creata questa
questo nuovo modello X. Questo adesso lo sentiremo e vedremo guardando questo video. Una persona che ha partecipato alla creazione, al design di questa BMW iX è il capo progettista che è qui in linea, in diretta da Monaco. Benvenuti, grazie per l'invito. Abbiamo già visto qualcosa sull'iX, adesso sentiamo un po' qualcosa del design. Parlaci un po' del design. È un design molto moderno, innanzitutto, con un grande carattere, ma un carattere ridotto. E questo perché utilizziamo le tecnologie più innovative, più nuove. Ho sentito dire che la macchina è stata disegnata e progettata dall'interno all'esterno. Cosa significa questo? Sì, questo è interessante perché noi ci siamo concentrati soprattutto sul cliente, quindi abbiamo disegnato l'interno per il cliente per poterlo utilizzare al meglio, l'interno, l'abitacolo, e per potersi sentire a suo agio, per avere la comodità come in uno spazio privato, come nel salotto, in uno spazio privato dove di solito è abituato a muoversi. E quindi abbiamo adattato tutto alle esigenze del cliente e poi dall'interno abbiamo creato l'esterno. Anche questo schermo a curva è molto interessante, no? Come un televisore. Sì, esatto, qui è un display, uno schermo a curva, curvato, quindi dà la possibilità all'autista di essere al centro, di sentirsi al centro dell'attenzione e si concentra soprattutto sull'autista, ma anche su chi gli sta a fianco. Allora, si dice form follows function. Cosa vuol dire questo per un progettista? Tutte queste idee nuove, questi sviluppi tecnologici veloci, cosa significa questo per un progettista? Beh, noi facciamo le cose non solo decorazione, non solo decorative. Noi vogliamo dare una funzione a tutto. Adesso parliamo qui della BMW più moderna al momento sul mercato e cerchiamo di integrare tutte le funzioni in modo adatto per il cliente, così che il cliente possa utilizzare tutto senza trovare degli ostacoli, senza notare che cosa sta utilizzando. Parliamo un po' anche del design del i4. Abbiamo qui un modello anche qui nel salone che è stato presentato poche settimane fa al pubblico in occasione della conferenza stampa del gruppo BMW. Sì, qua vediamo un prototipo di questo modello e le reazioni erano molto positive delle persone, dei clienti, e i clienti si aspettano ancora più informazioni su questo modello. Ma cosa rende questo modello così particolare e specifico? Questo modello è particolare perché questo crea o caratterizza il nucleo di questi modelli elettrificati.
Questa è un coupé serie 4 e questo è il nucleo di questi modelli. E qui possiamo far vedere tutta la gamma della nostra innovazione, del nostro design e con un modello pienamente elettrico. Se adesso parliamo ancora di design, se pensi alle prime bozze, quali erano le prime bozze? Beh, le prime bozze erano tante bozze. Noi lavoriamo sempre con un team, con tante persone in un team, e questo è positivo perché così abbiamo tante idee che poi possiamo portare assieme. Era importante, era chiaro per noi che questo doveva essere un modello importante per noi e che dovevamo creare una cosa molto innovativa. Non è semplice, ovviamente, perché dobbiamo cercare di tradurre ciò che è alla nostra origine come BMW nel futuro. Ma credo che siamo riusciti. Adesso vediamo le caratteristiche, i feature più nuovi di questo modello. Vediamo un po' il filmato. Ich bin Bea Pardil, Product Genist im BMW Group Brand Experience Center und heute schauen wir miteinander spannende innovazioni. Cari clienti, ora vedremo delle innovazioni della BMW e della Mini. In der Regel vor der Fahrt, nämlich bei der Planung der nächsten Reise. Und das können prima wir di iniziare il prossimo viaggio potete utilizzare l'app. Abbiamo questa app anche per la Mini, questa applicazione dove potete pianificare il vostro percorso e poi inviare direttamente all'auto. E così avete a disposizione già il percorso che volete fare poi prossimamente. Quindi è molto efficiente perché la macchina poi sceglie il percorso che avete programmato e pianificato. Con questa app Mini e BMW possiamo pianificare anche bene il caricamento della batteria, così sappiamo esattamente quanto deve essere carica la batteria e quindi con l'aiuto dell'app siamo più indipendenti. Quindi con lo smartphone potete anche salvare tutte queste informazioni sulla vostra auto e poi direttamente toccandola verranno salvate e siete pronti per partire. Ora si parte. Adesso ci troviamo sull'autostrada e questo Driving Assistant Professional è un assistente molto intelligente e che garantisce la distanza dalla macchina che vi sta di fronte. Quindi questo è un modo di guidare e di viaggiare molto sicuro e anche molto rilassante, sempre in sicurezza. Adesso arriviamo in città, al centro della città Zurigo. E l'auto qua poi cambia, passa nel modus elettrico perché è più efficiente in questo modo e poi si possono anche utilizzare le stazioni di carico che sono a disposizione in città. So, jetzt kommen wir zum Stadt. Adesso arriviamo al centro della città e poi qui il problema è trovare un parcheggio. Adesso chiediamo il Driving Personal Assistant, quindi l'assistente professionale della BMW, che ci dà qualche informazione sui parcheggi liberi. Il veicolo adesso cerca tutte le informazioni disponibili
Parkplatz wieder an. E ci dà delle indicazioni e così noi troviamo il parcheggio libero. E adesso cerchiamo con la guida autonoma di far parcheggiare da sola la macchina, quindi senza fare nulla, in piena autonomia. Adesso abbiamo visto con questo assistente l'autista viene assistito benissimo e si trova facilmente anche un parcheggio in città. Benissimo questo. Come è cambiato ora il modo di guidare una macchina? Questo è affascinante veramente, delle nuove prestazioni mai viste prima, con trazioni convenzionali o anche trazioni elettrica. E adesso torniamo sulla pista da corsa, abbiamo un mini elettrico, un mini GP, quindi convenzionale, che gareggiano una contro l'altra. Allora, come sta andando? Allora, Philipp e Zutti stanno gareggiando e sta andando benissimo. Vedete in piena azione il GP Cooper. Ripeto, potete votare anche voi, potete decidere, puntare su una delle due macchine, quale Mini vincerà questa gara, quale Mini attraverserà la linea di partenza per prima. Allora, chiediamo un po' l'autista com'è andata. Zutti, come è andata nella curva parabolica? Sì, hai visto che sorrido, mi diverto, benissimo, benissimo. Ma dimmi, si vede qualcosa nella curva o non vedi più niente? No, quasi non vedo più nulla quando sto nella curva. Grazie Zutti, benissimo. Poi vediamo un po' il concorrente. Come sta? Allora, come funziona? Sì, fino adesso ha funzionato bene perché accelera subito, immediatamente la macchina, come dicevo all'inizio, e poi nelle curve come va? Beh, mi avvicino e poi accelero e sta andando bene. Vediamo poi come finirà la gara. Allora, ripeto, avete la possibilità di partecipare a questa gara a premio e potete decidere voi chi passerà per primo questa linea di partenza e arriverà per prima su questo percorso lungo 83,5 metri. Potete vincere per sei mesi questa Mini Cooper CP in questo colore nuovo giallastro. Grazie mille a te. E adesso vediamo il capo progettista Oliver Heilmar da Monaco. Non dirmi ancora o non dirci ancora quale macchina vincerà. Abbiamo visto le due Mini. Queste sono delle icone che ora hanno un look nuovo. Quali sono le novità e di che cosa siete particolarmente orgogliosi in questo design? Un caro saluto da Monaco innanzitutto. Cosa abbiamo fatto noi progettisti della Mini? Noi ci siamo posti la domanda: come possiamo semplificare dei temi davanti e dietro sul veicolo? Volevamo creare una macchina con più colori. Quella prima non avevano i colori e la tecnologia dei fari è migliorata e quindi qua abbiamo questa area, questa zona
Adesso per fare molti feature aerodinamici, più dinamici, sono stati integrati. E siamo soprattutto orgogliosi di questo tetto, questa linea del tetto che abbiamo creato con la Mini. Abbiamo capito che ci sono anche molti concorrenti in questo nostro ambito e l'abbiamo notato e quindi abbiamo detto questo multi-tone roof. È una caratteristica importante. Laufen lassen. Und so ist dieses Multitone Roof. Questo Multitone Roof è stato creato come un elemento molto emozionante ed è una pietra miliare, direi. Qui c'è un cabrio, ce lo puoi spiegare come è stata anche sviluppata all'interno, quali innovazioni ci sono all'interno della macchina? Beh, si vede, credo, benissimo se si gira intorno alla macchina. La icona della Mini è stata mantenuta, ma poi abbiamo migliorato alcuni dettagli che abbiamo cercato di sottolineare. Qui per esempio le superfici sono più lucide. Neben dem Drehsteller eigentlich keine Einzeltaster mehr in dem Bereich. Ja, eine Touchfläche, abbiamo una superficie che si può toccare, una superficie touch che rende la cosa tutta più moderna. E i pannelli sono più eleganti perché hanno più dettagli, sono più fini e più, più moderni. È un passo importante, avete visto che c'è una combinazione tra la pelle e la stoffa, quindi il tessuto e la pelle, e questo rende l'interno più moderno, però allo stesso momento anche classico. La stoffa è riciclata al 100% e questa è la direzione che dobbiamo intraprendere anche in futuro, nel senso della sostenibilità. Quindi tante innovazioni. Parliamo però sempre della Mini come icona, ma cosa non deve venir cambiato in una Mini? Ci sono dei progettisti che dicono io cambio tutto, ma poi si torna spesso di nuovo al punto di partenza, perché non si può cambiare tutto, perché altrimenti non sarebbe più la Mini. E sicuramente l'icona, la prima che sta al centro della Mini, di questo modello. E ci sono alcuni elementi e componenti che sono veramente caratteristiche della Mini sin dall'inizio che non devono essere cambiati. Poi intorno si possono ovviamente migliorare dei dettagli, rendere più eleganti, eccetera. Grazie mille. Adesso passiamo di nuovo al roadshow. Il percorso è iniziato a Locarno, poi abbiamo attraversato il Valese, Montreux. Adesso la mia collega è passata da 4 ruote a 2 ruote. Adesso vediamo cosa troverà nel mondo delle moto. Tutti questi modelli sono bellissimi, vorrei utilizzare una moto, però io non ho la patente per la moto, purtroppo. Ora cosa vedremo? Questa moto qui.
Hey. Hallo, Melanie. Hallo Nico. Ciao Nico. Tu sarai mio aiutante oggi. Questo è il BMW 18, una nuova moto. Questa è la moto più grande e più pesante che abbiamo creato fino adesso. Abbiamo preso degli elementi, delle componenti delle vecchie moto progettate prima e abbiamo integrato dei nuovi componenti. Nico, io so che l'idea è di renderla più individuale e di renderla personale, quindi personalizzarla. Allora, cos'è questo? Come si fa? Qua abbiamo per esempio quella base e poi ci sono le opzioni che si possono, le optional che si possono aggiungere. Ci sono tantissime possibilità, quindi si possono aggiungere dei desideri, per esempio uno ha dei certi desideri e può aggiungere dei optional o delle, delle componenti. Benissimo, ma allora come funziona il customizing? Questo è un mondo illimitato, senza limiti, puoi scegliere tutto, colori, carrozzeria. Non ci sono limiti. E l'idea è di personalizzare la moto nel miglior modo possibile. Quindi vuol dire che non ci saranno due stesse moto. Esatto. Tu avrai la tua moto che è stata personalizzata, il tuo modello, il tuo prodotto unico. Che una perla proprio, è la tua perla, che non esiste un'altra al mondo. Abbiamo visitato due clienti che hanno ordinato una moto personalizzata, che erano stesso modello, ma due moto diverse, che poi sono, non sono più le stesse. Klick gemacht hat, wo ich eine alte Krimiserie, die Ende 20er Jahre spielt, Miss Fisher. Ho visto una serie negli anni 20 e poi io ho detto così deve essere la mia moto. La cosa particolare qui è contenitore per il carburante. E poi lo sterzo, che sono due elementi che non si conoscono di solito, di cui non si è abituati della BMW, quindi sono molto speciali, particolari. Il primo modello dell'R18 che abbiamo realizzato in questo modo. Quindi all'inizio noi cerchiamo di raccogliere delle idee e poi cerchiamo di mettere tutto insieme e poi realizzare la moto. La cosa più bella, il momento più bello è alla fine per me. Dopo si vede poi la moto, poi si preme il bottone e si accende il motore. Il passo più importante è il concetto, quale stile utilizzare e quale storia sta dietro a questo modello. Abbiamo seguito per tanto tempo lo stile della Harley der Kunde, der uns kennt, oder der Custom Freak, der uns kennt, dass er kann sagen, das ist ein typisches VTR-Bike. E quindi il cliente conosce già le caratteristiche, dice, ah, questo è una moto tipica VTR.
Miss Fisher, wow, in den 30er Jahren. Per esempio la Miss Fisher che ricorda gli anni 30 con elementi degli anni 30 e poi però altri elementi moderni innovativi che rendono questa moto così caratteristica. Per me poi è finita e è pronta la moto quando tutto è stato montato, ogni dettaglio, quindi ogni placchetta è stata montata sul posto, nel posto giusto. Allora sono contento. Per me il momento più bello è quando poi è finita la moto e consegniamo la moto e possiamo raccontare una storia. Per me la cosa è più bella è creare o montare una moto che è stata creata solo una volta in tutto il mondo, che non esiste due volte. Wow, das ist unglaublich, was Sie machen. Questo è incredibile. Quindi qua non ci sono limiti. Veramente si è liberi, libertà assoluta, questo mi piace, amo questa libertà. Voi ora potete, come clienti, potete scegliere la moto di VTR o moto grigione, potete scegliere quale vi piace di più di questi due che sono state presentate e il premio è se partecipate e due giri su due settimane su questa moto. Allora, io sono un cliente, per esempio, come iniziamo a entrare in contatto? Beh, iniziamo con un semplice discorso. Tu mi dici cosa ti piacerebbe, quali sono le tue idee e cosa vorresti fare con la moto e poi noi cerchiamo di creare il tuo prodotto ideale. Quindi prima i clienti devono capire per poter dire o esprimere i propri desideri. Sì, esattamente. Poi un'altra domanda. Ci sono molti clienti che vogliono questa personalizzazione. Sì, gli accessori sono molto particolari della BMW. E se facciamo il customizing, ovviamente devo investire tanti soldi, da 30 a 70 mila franchi, poi se è personalizzata ovviamente è molto più cara, il prezzo è molto più alto e quindi uno vuole decidere bene quali componenti e accessori utilizzare. Se io adesso dovessi decidere quale moto prendere o comprare, io non saprei scegliere perché ce ne sono tante, ma voi lo potete fare sul sito quale delle due moto vi piace di più, perché alla fine poi ci sarà un vincitore. Allora, bmw.ch, potete sul sito potete votare e poi potete utilizzare per due settimane la R18. E adesso torniamo alle macchine. Ho parlato prima del discorso degli esperti, adesso qui con me i miei due ospiti. E parliamo del futuro della tecnologia della BMW, delle macchine della rappresentante del gruppo Blick, Andreas Faust, della Ringier AG, e poi da Monaco, qui con noi, il capo progettista della BMW a Monaco, Kai Langer, dell'Accademia del Design, e il nostro CEO della BMW Svizzera, Paul De Quarto. Verde ancora più verde, questo ho letto in un'intervista, quindi sostenibilità, questo è nel focus della BMW, giusto?
Noi della BMW non facciamo sostenibilità, ma rendiamo la BMW sostenibile. Quindi tutta la catena della distribuzione, dalle materie prime alla distribuzione, al riciclaggio, fino al riciclaggio, tutto deve essere sostenibile. Quindi per le nuove generazioni, la quinta generazione iX, i4 con la trazione elettrica, vogliamo creare la macchina più verde, più sostenibile in tutto il mondo, anche per quanto riguarda il motore. Parliamo un po' dell'elettromobilità in Svizzera. Tu come giornalista sicuramente ne sai molto, no? La Svizzera è piccola paragonata agli altri paesi in Europa. Per esempio in Norvegia abbiamo 60.000 auto elettriche all'anno, però in Svizzera, nonostante la grandezza, dobbiamo dire che ci sono tante auto elettriche. L'anno scorso 20.000 auto elettriche nuove sono entrate in circolazione all'anno. Quale impatto ha su voi? Quale effetto ha la sostenibilità su voi come progettisti? Ovviamente è importante per il materiale, perché noi dobbiamo pensare quale materiale utilizzare e poi pensare a tutta la distribuzione, la catena della distribuzione e come utilizzare il materiale, come poi cercare di produrre questo materiale. Poi ci sono altre parole chiavi, per esempio l'idrogeno. Secondo te ha un futuro? L'idrogeno sicuramente è il futuro nel settore automobilistico, perché si usa l'acqua, quindi come base, che si può poi, si crea una cella a combustibile alimentata ad idrogeno. Relativ viel in der Atmosphäre und daraus lässt sich synthetischer Treibstoff produzieren, der eben con un carburante sintetico, per esempio utilizzando le emissioni dell'aria che poi vengono utilizzate. L'idrogeno è un tema per la BMW? Sì, è stato sempre un tema per la BMW. Già nel 2003 abbiamo parlato di idrogeno come carburante per le autovetture BMW. Abbiamo voluto portarle un nuovo modello sulla strada. Kai, per te cosa significa? Significa questo l'idrogeno? Cosa significa per il design? Nuove tecnologie alternative sono sempre una nuova chance, un'opportunità ovviamente che ci portano avanti come gruppo BMW. Dobbiamo offrire qualcosa al cliente e dare qualcosa indietro al mondo ovviamente con strategie alternative. E in generale, per rendere il design attraente, come vi muovete per creare un design sostenibile? Dipende da cosa si utilizza. Ovviamente noi spesso utilizziamo materiali vantaggiosi. Se già il materiale in sé è sostenibile, lo utilizziamo, ma abbiamo parlato anche della produzione in sé. Utilizzare meno materiale è anche sostenibile, perché poi non devo montare tante cose insieme. Per esempio, se uso solo una lampada per illuminare tre cose è anche sostenibile. Quindi essere più sostenibile anche nel concetto e nel design vuol dire utilizzare anche meno risorse e cercare di capire come utilizzare le risorse in modo migliore. E noi spesso lo facciamo senza farlo notare al cliente, perché non deve essere una rinuncia per il cliente,
per esempio. Noi cerchiamo di integrare questo in modo elegante. Bene, abbiamo quindi 4 modelli nuovi elettrici e 16 modelli ibridi della BMW. E tu usi anche l'automobile elettrica? Sì, noi abbiamo una ibrida e noi abbiamo anche, siamo fortunati perché abbiamo una stazione di carico nel nostro condominio e quindi possiamo caricarla davanti casa. Quindi con questo noi possiamo contribuire a tenere l'aria più pulita e creare più una vita, una qualità di vita più elevata. E la guida autonoma è una bella cosa, no? Io me la immagino come cosa bellissima. Sarebbe realistico che un giorno invece di stare al volante possiamo farci le unghie. Beh, non è proprio, non è così poco realistico, perché ci sono tante nuove possibilità che possiamo sfruttare. E poi se abbiamo la guida autonoma, pienamente autonoma, noi dobbiamo creare un abitacolo più comodo e offrire al cliente altre possibilità per non farlo annoiare nella macchina. Quindi ci sono tante possibilità, cosa possiamo offrire al cliente invece di stare al volante. Nell'X abbiamo già integrato quindi alcuni aspetti, alcuni elementi per creare un abitacolo più comodo, modo che ci fa sentire quasi come nel nostro salotto, e lo dicevo già prima. Allora, la guida pienamente autonoma, quanto tempo ci vorrà ancora? Ma secondo me ci vorrà un po' di tempo ancora. Molte tecnologie come le videocamere, sensori, ci sono già nelle macchine, ma un software, un'intelligenza artificiale che controlla e guida la macchina come un essere umano nel traffico, questo ancora non esiste, perché noi come persone siamo abituati a farlo e lo facciamo in modo automatico, ci muoviamo nel traffico e si reagisce nel modo giusto quando succedono le cose nel traffico, ma durerà ancora un po' per realizzare e creare una software che sia capace di fare questo, circa 10 anni credo. Nel gruppo BMW, per quanto riguarda la guida autonoma, a che punto siamo? Beh, non è una cosa futuristica o poco reale, è già un tema e sicuramente caratterizzerà il nostro futuro anche nella BMW. Andreas l'ha già detto, che ci sono tante tecnologie innovative già che sostengono questa guida autonoma, abbiamo la videocamera, riconoscimento delle distanze, sensori che riconoscono già tantissime cose, e con la BMW X qui facciamo un passo in avanti in questo campo, perché abbiamo dei nuovi componenti tecnologici che ci portano avanti, che rendono la macchina più elaborata, più innovativa. Molto interessante. Potrei porvi ancora tantissime domande. E se voi, cari ospiti, avete domande, potete farle, potete anche scrivere le vostre domande e per iscritto poi
riceverete anche una risposta, alcune verranno trattate anche qui stasera. Adesso l'ambasciatrice Mushinga Kambuchi, la velocista svizzera che gareggia contro la nostra mini BMW, e vediamo un po' quanti metri sta davanti alla macchina. Siamo qui a Berna, nello stadio, e la sfida oggi è la gara di Mushinga Kambuchi contro la BMW. Allora, Mushinga, sei pronta? Mi sembri pronta, no? Sei nervosa? Sì, sono un po' nervosa, ma sono anche curiosa. Come sarà? Sarà come una vera gara? Ma forse un po' diverso sarà, perché non gareggio contro altre persone, ma contro una macchina. Quanti metri quindi farai finché ti sorpasserà la macchina? 15, credo. Allora, tu sei pronto? Julien, sei un po' nervoso? Sì, Mushinga è una velocista straordinaria. Sì, è uno star, lei. Dopo quanti metri credi di poterla sorpassare? 20 metri, credo? Tu dici 20 metri, allora insieme ora vedremo, verificheremo. Questo è un paragone molto speciale. Anche voi potete votare, potete decidere anche voi quanti metri farà Mushinga Kambuchi finché la sorpasserà la macchina. E abbiamo qui due esperti. Cosa dite voi di questa sfida? Per quanti metri sarà lei davanti alla macchina? Andreas, tu cosa dici? Beh, ogni metro che sta davanti per me è già uno spettacolo. Tu quanti metri dici? 15? Ok, 15. Tu? Beh, lei è una velocista e accelera velocemente. E io direi 10 metri allora. E Kai, tu cosa dici? So che l'I3 è molto veloce, ma so anche che lei è molto veloce. Allora, anch'io direi 10 metri. Io avrei detto 6 metri, lei ha detto un po' di più. Sono curiosa. Adesso abbiamo ancora la possibilità di leggere due domande del nostro pubblico. Rocher dice che nello show abbiamo visto che la Mini, la BMW, vuole espandere la elettromobilità. Ma per quanto riguarda la moto, ci saranno anche delle moto elettriche in futuro. Potrò guidare una moto elettrica della BMW? Sì, buona domanda. Anche in questo ambito vogliamo portare avanti l'elettromobilità. Però qui ci muoviamo in un altro ambiente. È già stato presentato un prototipo, e questo prototipo è già abbastanza sviluppato, ma ancora non è stato annunciato nulla, ma appena ci sarà un primo lancio sul mercato lo comunicheremo subito, ma direi che sarà presto. Poi un'altra domanda a Kai. Boris chiede: i nuovi modelli iX, i4 che abbiamo visto oggi hanno questo doppio rene
davanti. Questo sarà il futuro anche per tutti gli altri modelli. I modelli I sono due modelli molto caratteristici, molto forti, e vogliamo cercare di progettare ogni modello a secondo delle proprie caratteristiche, e qui non vorrei svelarvi troppo per quanto riguarda il futuro dei prossimi modelli. Vedremo. Sarete curiosi cosa vi aspetterà in futuro. Adesso vediamo poi la sfida della pista da corsa a Oerlikon, dove gareggiano due mini. Vediamo un po' la collega cosa ci dice. 40% qui di una che sale qua la curva parabolica. Sarà una sfida molto molto interessante. Sono 83,5 metri, come già detto prima, e chi arriverà per primo passerà questa linea per primo. Vediamo un po', chiediamo un po' se è tutto pronto. Questa, sì, abbiamo, siamo riusciti. Allora, nel primo giro non erano, hanno accelerato ancora al massimo i due, ma cosa dici tu? Come sarà il vero giro, la vera gara? Beh, vediamo un po'. Adesso andiamo da Philip, che lui è già pronto davanti alla linea di partenza. E io sono contenta di poter solo camminare qui lungo questa curva parabolica e di non dover guidare su questo percorso. Ma abbiamo per questo due autisti molto bravi. Adesso vediamo un po', chiediamo un po' a Philip come si sente, se è già nervoso. E se ci può svelare qualche trucco, ci può dire come si prepara a questa gara e come si sente. Meno male che il tempo è ancora bello, perché mi sono detta prima se nevica come faremo, ero un po' preoccupata, ma meno male tutto bene. Philip, tu sei molto rilassato, come stai? Beh, sto benissimo, abbiamo fatto il primo giro di prova e adesso mi sento bene. Hai qualche trucco per prepararti? Ci puoi svelare qualche trucco? Ma fa freddo adesso, mi preparo anche psicologicamente. Ma che trucco utilizzi per gestire la guida in modo giusto? Si deve utilizzare qualche trucco, uno si deve avvicinare in modo giusto alla curva e poi accelerare. Beh, buona fortuna allora. Adesso andiamo dal concorrente, Zutti è molto rilassato ancora. Sì, io sono molto rilassato. Le ruote le ho provate, quindi sono pronto. È un vantaggio secondo te poter andare come secondo? Ma non lo saprei, non saprei dire se è un vantaggio o meno. Ok, allora vediamo, siamo pronti, gli autisti, i piloti sono pronti e voi potete votare. Non dimenticatevi di votare per poter
vincere anche. Chi vincerà questa gara? Mini elettrica o Mini John Cooper GP? E se vincete potete utilizzare per 6 mesi questa Mini GP in questo bel colore giallastro. Allora, questi due gareggiano uno contro l'altro, voi potete votare. E abbiamo poi anche l'altro battle, l'altra battaglia. Potete votare anche su questi due modelli, quale vi piace di più, quello di modello grigione o Miss Fish VTR. Il vincitore è con 63% vince la VTR. E il vincitore, che può utilizzare per 2 settimane la R18, è Maurizio De Oliveira. Bravissimo, complimenti. Poi ti contatteremo e ti auguriamo buon divertimento con la moto. E adesso parliamo del nostro roadshow. Di nuovo, che è iniziato a Locarno, con lì siamo poi andati a Sala, Berna, siamo arrivati a Berna e la mia collega Melanie Fremont è un po' nervosa, mi sa, al momento. Questo è il mio abito adatto per andare in moto. Io sono curiosa a vedere quale sarà la moto che utilizzerò ora. Ma ci sono tante moto qui, quale sarà la mia? Hello? Ciao! Hey, ich bin Melanie. Yes. Io sono Melanie. Tu sarai il mio pilota, giusto? Sì, questa è la moto, bellissima. Ma dimmi un po' quali sono le cose particolari di questa moto. Allora, vediamo il display qui con un grande pacchetto tutto compreso. Qui si posso, no, su questo display posso controllare molte cose, navigazione, radio. E come funziona adesso la navigazione? Allora, utilizziamo lo smartphone, lì scarichiamo un'app e poi si collegano, quindi il navigatore si collega con lo smartphone. Ha un'autonomia molto lunga e questa moto vedremo un po' quanto è comoda. Ora ci proviamo. Ma c'è il riscaldamento. Also Markus, erzähl mir ein bisschen wie lange. Markus, dimmi un po', da quando guidi la moto? Da 25 anni, oltre 25 anni guidi la moto. Der Marke mit dem Propeller absolut treu. Ho tanta esperienza già con questo tipo di moto. Quanto è sicura questa moto che stiamo utilizzando? Allora, è molto sicura perché soddisfa tutte le misure di sicurezza, tutti i controlli che vengono prescritti dalle normative e per essere sicuri e arrivare in modo sicuro dal punto A al punto B. Hey, look.
Luca, siehst du unsere Maschine? Luca, vedi la nostra moto per oggi. Ti piace? Beh, benissimo, bellissima. Ma ho grande rispetto delle moto, però mio padre utilizzava una moto. Abbiamo fatto molti giri. Ma devo dire che ho avuto un po' di paura, ma con Marcos è andato benissimo. Era molto comodo dietro e veramente devo dire che questo senso di sicurezza mi è stato trasmesso, come avevi detto prima. Grazie mille. Beh, alla prossima. Luca, allora continuiamo? Dalla moto adesso passiamo alla BMW X3. Che bello. E adesso vediamo l'esperienza con questa macchina. Speriamo che ci sia un po' di musica qua in quest'auto, ma non so se c'è musica, se c'è la radio, ma noi forse possiamo anche cantare. Luca Henny nell'ultima parte del roadshow con Melanie Fremont. Vediamo un po' quanto sarà musicale. Poi adesso l'ultima volta, ripeto, potete partecipare a questo gioco a premio di Mujinga. Tu hai detto 15 metri, tu 10, Kai ha detto anche lui 10 metri, vero? E io ho detto 6 metri. Forse dovrò correggere un po' la mia stima, ma forse no. Siamo curiosi e adesso vogliamo sentire quale è il risultato. Wow, Mujinga! Das war Hammer! Signora Mujinga, grande! Bravissima! Com'è andata? Beh, è andata bene, pensavo fossero meno metri. È contenta e soddisfatta? Sì, sono soddisfatta perché all'inizio, visto che la macchina era all'inizio più lenta, e ho fatto più metri di quello che mi aspettavo, ma poi dopo 20 metri ho detto adesso non ce la posso più fare perché era troppo veloce. Dopo quanti metri hai sorpassato secondo te, Mujinga? Mujinga Julien? Adesso vediamo quanti metri sono. Vediamo un po' la gara e vai. Und genau da. Ecco qui, esattamente qui a 30 metri. Dopo 30 metri la macchina ti ha sorpassato. Io pensavo prima, ma quindi è andata benissimo. Tu pensavi 10, 15 metri e hai fatto il doppio. Assolutamente grande. Bravissima. Cosa ne dici tu, Julien? Beh, era più veloce di quello che pensavo io, perché tu avevi detto 15 metri, no? Mujinga, la donna più veloce della Svizzera, ha fatto 30 metri, dopo 30 metri è stata superata, sorpassata dalla BMW Mini. Veramente straordinario, stupendo. Quanto è veloce lei, perché una macchina elettrica accelera velocemente
e nonostante tutto lei era così veloce. Beh, io quindi ho sbagliato, non avevo ragione, ma devo dire che complimenti veramente a Mujinga, che è stata bravissima. Non pensavo che fossero tanti metri. Adesso grazie a voi tutti per aver partecipato, vediamo chi ha vinto qui la gara premio, che la persona che avrà vinto potrà incontrare personalmente la Mujinga. Adesso torniamo al roadshow. Abbiamo detto, siamo partiti a Locarno, Briga, Montreux, poi siamo andati a Berna, Lucerna, e da Luca Henni, che adesso guida insieme a Melanie Lee X3. Hey, was für ein Traumtag heute. Che giornata bellissima oggi, incredibile questo panorama, e noi abbiamo un macchinone. Adesso non vedo l'ora di provare tutte queste funzioni. Tu lo conoscevi già? No, ancora no, perché questo modello elettrico ancora non lo conoscevo. Conoscevo solo il modello ibrido, che è solo elettrico a metà. Adesso direi che ci proviamo. Also wie spürst du das Wagen jetzt? Com'è il sentimento di questa macchina? Molto bella, molto fina. Quello che mi piace è la libertà di questa macchina, ed è sostenibile anche. Con una macchina di questo tipo hai tutto collegato in una macchina. Ah, stai accelerando. Stai andando veloce. Ok, Luca, das ist super cool. Beh, sta andando veloce. Tu sei un autista bravo, bello, comodo. Ma non abbiamo la musica. She got me. Euro Song Contest 2019. Concorso 2010. Das war cool, Luca. Singst du auf im Wagen? Che figo, ma tu canti in macchina? Sì, qualche volta. Ma dipende. Di solito ascolto le nuove canzoni che abbiamo fatto nello studio, e a volte mi vengono delle idee, no? Giusto? A volte ti vengono anche in macchina delle idee? Sì, sì, succede. Adesso siamo in Lucerna. Ora siamo nel teatro a Lucerna, del Verkehrshaus a Lucerna. È molto grande, alto 20 metri, palcoscenico, altissimo.
è impressionante. Luca, abbiamo fatto questo viaggio insieme, questo percorso insieme, e adesso tu quale macchina userai per andare a Dilsdorf? Allora, vediamo un po' l'auto che utilizzerai per andare a Dilsdorf. Was für ein Auto. Che macchina figa. Ciao Luca, ciao Melanie. Questa è la BMW M440X Drive. Ha un design unico, con una silhouette molto elegante. Vediamo qui davanti questo doppio rene, e la forma molto marcante, è veramente un modello unico. Questo doppio rene ricorda la storia della BMW, perché il doppio rene esisteva già nel passato, da tanti anni lo conosciamo già. Allora Luca, prima di lasciarmi qua, ti ringrazio per avermi accompagnato, sei un autista bravissimo e non vedo l'ora di rivederti presto. Grazie, ciao Luca, e grazie a voi tutti per averci accompagnati su questo percorso. Abbiamo visto tanti luoghi in Svizzera e adesso è ora di dirvi ciao, di salutarvi e alla prossima. Ciao ciao. Der Luca Henny, also jetzt Luca Henny, che sta venendo da noi. Ah, ecco, il nostro prossimo ospite qua, uno dei pochi svizzeri che lavora a Monaco per la BMW a Monaco, è manager del prodotto. Parli lo svizzero ancora? Sì, sì, ok, bene. Allora, manager del prodotto, che cosa significa? Manager del prodotto vuol dire... verifico le caratteristiche, i componenti che poi devono essere omologizzati. Quindi tu eri un meccanico, sì, elettromeccanico, poi ho fatto delle gare, quindi ero un pilota anche da corsa, ho fatto varie cose. E cosa rende così particolare questo mestiere adesso? Beh, è bello perché sei direttamente, ti occupi direttamente del prodotto e puoi decidere quali elementi integrare in un certo prodotto. Se ti piace per esempio avere qua un riscaldamento sulla maniglia, puoi integrarla. Quindi tu devi anche fare un test drive se vuoi ovviamente essere partecipe anche nello sviluppo. Sì, certo, perché uno deve vedere cosa fanno i concorrenti, poi testare dei prodotti. E tutto ciò poi deve essere verificato per poterlo omologizzare. Bellissimo questo mestiere. Beh, allora, se parliamo delle differenze, qual è la differenza quando si fanno dei test? Sulla pista, ovviamente, sulla pista da corsa uno vuole arrivare come primo, essere più veloce possibile, e gli altri test per l'omologizzazione, lì si deve verificare la sicurezza, verificare se tutto sia fatto bene e sia sicuro.
è affidabile. Cosa succede in questo processo? È molto interessante, succedono tante cose sulla pista. Anche per esempio sulla pista ti dicono vai, parti, se poi questa luce lampeggia, è rossa, attento, perché può essere pericoloso. Quindi sulla pista ti possono succedere tante cose, succede di tutto. Adesso i nostri due professionisti, piloti, due piloti di Lütti sul Schallenberg, Jens Klingmann è lì anche con lui, un collega che è anche un pilota da corsa delle macchine, e Tom Lütti con la moto. Quindi questi due professionisti adesso li vedremo insieme come tracciano il percorso e come provano a fare le curve. È importante sulla strada sempre vedere cosa ti sta davanti per guidare sempre in piena sicurezza. La cosa più importante è guardare bene il percorso, perché si guarda prima il percorso e poi si segue lo sguardo con la macchina. Ed è importante per fare bene le curve. Ok, grazie. Belle curve qui. Ho già visto un bel panorama. Anche un percorso bellissimo. Ho la BMW 3 nuova qui con me, con la marcia non automatica. Abbiamo anche la 4x4 di questo modello, con quella poi si può andare anche in montagna, ma è molto bello con questa, guidare questa macchina, è molto divertente. Adesso sono curioso di fare questo percorso con te. Sì, anche la moto è bella, è bellissima, con 212 cavalli, una velocità massima di circa 310 km. Allora, e ti metti, ti sdrai proprio nelle curve, no? Sì, sì, è importante sempre guardare avanti e sapere sempre cosa fare, quindi seguire sempre lo sguardo in ogni curva. Credo che sia la stessa cosa per le macchine, sia per le macchine sia per le moto. Fare le curve in modo elegante. Allora, proviamo a tracciare questo percorso e a vedere come fare queste curve.
nicht so schlecht, oder? Super, ja, vielen Dank. È andata male, no? Sì, grazie per l'invito, un bel panorama, è stato un percorso bellissimo, abbiamo fatto molte cose interessanti, le serpentine, e molto variegato questo percorso ed era molto divertente, ma mi sembra che anche tu ti sei divertito, no? Sì, sì, molto divertente come percorso questo. Non si deve andare troppo veloci per divertirsi, perché già facendo le curve uno si diverte tantissimo. Veramente mi sono divertito, mi piacerebbe rifare questo percorso insieme se vuoi, ma io sulla moto non ho esperienza. Ho visto te guidare la moto e mi piace vederlo, però ancora non ho esperienza. Magari un giorno ci proverò un'altra volta. Grazie a te, grazie per l'invito e a presto. E adesso qui due signori, il direttore di BMW Svizzera del reparto delle moto, ma era molto emozionante, no? Sì, sì, delle belle immagini. Mi piacerebbe anche a me fare questo percorso. Certo, abbiamo parlato prima col manager del prodotto a Monaco e tu sei direttore del reparto delle moto BMW Svizzera. Per voi quanto è importante il manager del prodotto? È una persona chiave per noi, perché lui cerca di portare insieme tutte le persone che lavorano per realizzare un concetto, che lavorano su questa moto per creare un design, quindi sta al centro dell'attenzione. Per noi questa funzione è importantissima, perché è una persona chiave. Beh, bello sentire questo, no? Sì, certo. La vostra cooperazione aumenterà anche in futuro, perché tu hai a che fare anche con la regione svizzera e in futuro. Adesso vorrei parlare di un'altra cosa. Tom e Jens hanno parlato di gare, di come gareggiare. Ma si può imparare questo? Sì, certo, si può imparare. Ci sono dei corsi che si possono fare per imparare vari trucchi per guidare meglio, non per guidare più veloci, ma per guidare in modo migliore, in modo più confortevole e in sicurezza, ovviamente, per essere sicuri quando si guida. Ok, grazie. L'ultima domanda, Christoph. Cosa rende le moto così uniche di BMW? Abbiamo visto Marcus e Melanie prima e si è visto lì in questo filmato. Lei ha utilizzato questa moto e si vede che queste persone sono una comunità, non solo come piloti da corsa o sulla pista da corsa, ma anche tutte le persone che utilizzano una moto fanno parte di una comunità, e questa è la cosa bella. Noi vogliamo offrire tutto al cliente in un one stop shop, quindi gli accessori, le moto e tutto in uno shop. Beh, grazie a voi.
voi per il vostro contributo. Adesso arriviamo quasi alla fine e vediamo un po' se Luca Eni è già arrivato. Ah, sentiamo già il motore, eccolo qui, Luca Eni è arrivato, è qui con noi. Benvenuto qui nello showroom. Ja, da ist er! Eccolo qui! Herzlich willkommen! Benvenuto! Hallo! Und gut gefahren? Com'è andato il viaggio? Tutto bene? Sì, benissimo! Ci siamo visti a Zermatt anni fa. Come va? Tutto bene? Il viaggio è andato bene? Sì, sì, no, perché uno ci si sente contenti quando si guida un modello di questo tipo. E il colore è bellissimo, è particolare. Sull'autostrada è andato tutto benissimo, no, era un viaggio piacevole. Dopo l'IX3 qua si deve frenare di più. C'è una differenza tra l'elettrico, l'auto elettrica e quella convenzionale, ma uno si deve abituare. Allora, che canzone ci canterai? Ma non vorrei svelarvelo ancora. Spero che tutti voi conoscete la canzone e poi sarà una sorpresa. Allora, adesso da un tanto tempo che non si può cantare sul palcoscenico, finalmente qui ti diamo la possibilità. Ci vediamo dopo. Allora, il vincitore del concorso della gara premio della Star Challenge, Mushinga Kabuchi, richtig geschätzt. Chi ha vinto questo con questa gara e potrà conoscere personalmente Mujinga e Lakita. Complimenti. Poi un'altra sfida, un'altra gara, una gara tra due mini sulla pista da gara a Oerlikon con la mia collega. Ja, jetzt ist der große Moment da. Und ich bin nervös. Anch'io sono un po' nervosa, devo dire. È arrivato il grande momento. Ecco qui è Philipp con tutti con la Mini Cooper GP. E adesso vogliamo sapere quale dei due mini è la più veloce, accelera più velocemente. E chi avrà vinto potrà utilizzare per 6 mesi questa Mini Cooper GP. Philipp, sei pronto? Sì, Philipp è pronto. Per quanto riguarda il tempo, va bene? Ok, si inizia. Pronti? Via! Philipp è partito e sono 83,5 metri fino alla linea d'arrivo. Allora, quanti secondi? 7. 1,5 secondi, sì, non male, ma secondo me io ce la farò ancora meglio. Perché sei così sicuro? Perché noi due, io con la macchina, siamo un team.
Sì, adesso non vedo l'ora. Allora, vai alla linea di partenza e preparati. Philippe, vediamo un po' come sta Philippe. Sei contento della propria prestazione? 7,15 secondi? Sei soddisfatto? È andata bene. È difficile quando inizia a salire su questa curva parabolica, ma secondo me è andata bene. Secondo te chi vincerà? Ma è difficile dire se lui sarà più veloce o meno. Adesso lo vogliamo sapere. Finalmente, adesso mini John Cooper CP, vediamo un po' se lui è pronto. Sei pronto? Allora. Mini John Cooper Works GP, got yet. Col mini John Cooper GP, pronti, via! E velocemente si avvicina alla curva parabolica e lui è il vincitore con 6,8 secondi. Lui è riuscito con il mini John Cooper Works GP a vincere questa gara. Che prestazione! 6,8 secondi, però si deve dire che anche l'altra mini elettrica era veloce, ha vinto per poco. Non bastava per vincere, lui era più bravo ovviamente e ha sfruttato meglio la prestazione della macchina, la potenza della macchina. Ma secondo te com'è il tuo sentimento? Perché all'inizio si lascia un po' di tempo perché ancora non aderisce così bene sul terreno e poi arriva la curva, è una cosa un po' particolare perché quando uno si avvicina alla curva sembra molto ripida questa curva e non è come guidare sulla strada, no? È una cosa, un sentimento, una sensazione un po' diversa. Ecco, tu hai vinto, sei contento? Quanto sei contento? È molto contento. Sì, questo adesso è la conferma, mi è stato confermato quello che già sapevo, ero convinto di poter vincere. No, beh, 6,8 secondi. E Philippe 7,15. Ma complimenti anche a te, Philippe, sei stato bravo. Ma alla fine, nonostante i problemi di trazione, ha vinto la GP, John Cooper World GP. E adesso voi, se voi volete migliorare le vostre capacità a guidare la macchina, potete fare dei corsi per esercitarvi nella vostra dinamica di guida con la John Cooper GP con 306 cavalli e questo ne vale la pena veramente. Se volete partecipate. Ora abbiamo finito questa gara, Zutti ha vinto e qui abbiamo adesso anche il vincitore della gara premio, è un vincitore, Francis von der Laan, per 6 mesi adesso tu avrai l'occasione, l'opportunità di guidare questa mini John Cooper Works GP in questo colore, gratuitamente. Ti auguro buon divertimento e adesso grazie a Philippe Zutti, grazie a voi due, complimenti e grazie a voi tutti, anche a voi che avete partecipato alla gara premio e avete seguito questa sfida.
Francis, und wir haben am Anfang von der grazie mille, Lynn. Abbiamo detto, abbiamo promesso di poter fare delle domande. La direttrice del marketing, Stephanie Bosch, è qui con noi per rispondere alle vostre domande. Abbiamo scelto due domande. Rea vuol sapere se il cabrio Mini sarà elettrico in futuro. Sì, noi vogliamo elettrificare tutta la gamma fino al 2030, il Mini Cabrio fa parte di questa gamma. Benissimo. E poi Stefan vuole sapere se verranno vendute online le macchine in futuro. Sì, questa è una domanda che ci viene posta spesso. Noi adesso vogliamo portare avanti anche questo progetto, questa esperienza d'acquisto, la vogliamo offrire anche online prossimamente. Da giugno questi due modelli verranno offerti online in Svizzera anche. E tu, oggi è il tuo compleanno, sentito. Buon compleanno, auguri a te. Allora, una conclusione di questa serata, molte emozioni. Mucinga, una velocista bravissima, una donna bravissima, mi ha stupita. E poi anche il percorso che hanno fatto Melanie e Luca mi è piaciuto molto, e spero che i nostri clienti e ascoltatori abbiano potuto godere di questa serata. E grazie anche da parte mia a voi tutti per aver seguito questa serata, questo show. Grazie per l'attenzione. Adesso sentiremo alla fine ancora la canzone di Luca Haney, che non è solo il regalo per il compleanno di Stephanie, ma un regalo per tutti voi. Adesso buon divertimento con la canzone di Luca Haney. Noticed her when she arrived, kinda late, ain't a mama like, but mama she ain't here tonight, getting rowdy, rowdy. When she poured out the little spice, got the whole place on a vibe, Monday night and a Friday night, getting rowdy, rowdy. She led a body, talk, she made the party, stop, she getting naughty, yeah, dropping it, dropping it down. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. In the fire now, we're going wild like an animal. All ain't gonna sweat it out. Getting rowdy, rowdy. Turning heads and turning up. Breaking necks, she breaking cups. Look at her, can't get enough. Getting rowdy, rowdy. She let her body talk. She make the party stop. She getting naughty. Yeah. Dropping it, dropping it down. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she go solo, she go solo. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Girls go, everyone go. She got us dirty dancing.
When she go low, when she go low, she goes so low, she goes so low. Oh, she know, oh, she know, she got me dirty dancing. Merci, Fumo! Grazie mille.